direi molto suggestivo, è difficile poi parlare successivamente a una presentazione di questo tipo e soprattutto avete identificato qual è il nostro scopo di coinvolgere la nostra terra e farla conoscere per la cultura e per la storia. Adesso lascio la parola al dottor Ruggero Vernizzi, consigliere regionale, nonché presidente dell'ottava commissione agricoltura, parco, gratuito. Grazie. Grazie, sono onorato di essere qui a rappresentare la Regione Lombardia, meglio anche il Consiglio regionale, dove ho l'onore di essere presidente dell'ottava commissione. Cioè dice c'è anche la montagna, parchi, risorse idriche, ce n'è, più ne ha più ne mette. Insieme all'assessore regionale abbiamo praticamente le stesse competenze. Sì, sono onorato anche perché, come ricordava il sindaco, abbiamo iniziato tanti anni fa questo percorso e anche se non appartengo più all'amministrazione provinciale per ovvi motivi, penso proprio di poter dire che il presidente Poma è molto sensibile a queste tematiche e sicuramente guarderà con interesse tutto questo. Per quanto riguarda me invece, naturalmente la Regione Lombardia, quando c'è l'interesse di tutti questi sindaci, di tutte queste amministrazioni, è sicuramente presente. E io in particolare come consigliere, ma anche i miei colleghi del territorio sicuramente porteranno avanti certe queste tematiche, le portano avanti e come. In particolare io dico, voglio dire che la Gallia, comunque i Galli erano dei grandi agricoltori e cacciatori, quindi io penso che la mia, visto che c'è anche qua la regina, quindi facciamo parte nello stesso tempo, quindi la presidenza della Commissione Agricoltura penso sia abbastanza idonea da quando si sta parlando. Catone, eccetera, avevano parlato di agricoltura e parlavano degli agricoltori, visto che li rappresento, che erano dei personaggi importantissimi all'epoca, sarebbero stati dei grandi guerrieri ed erano incitati a produrre dei prodotti buoni, ottimi, quello che noi dobbiamo stimolare a fare oggi, nel 2018, che si producano dei cibi sani e che vengano poi, che siano anche oggetto, specialmente in queste vie. Io ricordo che la Regione Lombardia, nel progetto Vento, nella Greenway e in altre, nel progetto Brezza, Brezza 1, Brezza 2, insomma tutte mobilità dolci che si vanno poi a inserire, speriamo, in un grande progetto che diciamo penetra anche per svariati chilometri nella nostra provincia. Dicevo, questo è molto importante perché insieme a tutto questo è insieme ai nostri prodotti e anche voler dimostrare non solamente alla provincia di Pavia, alla Lombardia, ma anche all'Italia, ma anche all'Europa, quanto siamo capaci di avere quello che abbiamo e attraverso queste vie dolci far conoscere tutti i nostri prodotti e la nostra agricoltura. Ci sono anche delle app che stanno affrontando questa tematica. Grazie ancora a tutti voi, buon proseguimento di giornata. Grazie consigliere. Lascio la parola all'europarlamentare onorevole Angelo Ciocca, membro della Commissione Agricoltura e Ricerca a Bruxelles. Bene, grazie, intanto buon sabato, saluto tutte le autorità, saluto l'amico Ruggero Vernizzi, ma soprattutto saluto gli eroi dei sindaci, perché oggi fare il sindaco vuol dire essere eroe, essere in prima linea. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito in questa progettualità, perché è la migliore risposta anche a un'Europa che ogni tanto punta il dito in termini di critica al nostro bellissimo paese. Noi possiamo dimostrare a questa Europa invece che il nostro paese ha delle grandi eccellenze, ha delle grandi potenzialità che, qualora appunto l'Europa ci aiutasse, si possono trasformare ovviamente in cinetica, quindi in iniziative importanti. Quindi vi ringrazio perché avete costruito un percorso che ha grandi significati. Il primo, mettere in rete in una progettualità i nostri sindaci. E quindi far capire che se oggi si investe sui comuni, si investe sui sindaci, si investe sicuramente nella direzione giusta. I sindaci sono una buona banca, un buon valorizzatore, cioè quando vedo che viene penalizzato il comune, dico sempre anche al Parlamento europeo, si fa del male alla comunità. Oggi dobbiamo sempre di più spingerci e puntare sul ruolo dei sindaci. L'altro elemento è quello che avete costruito un progetto capace di valorizzare la bellezza, il paesaggio, la nostra storia, e qualcuno cerca anche con delle politiche sbagliate europee molte volte di spazzare via quello che è la nostra storia, quello che sono le nostre tradizioni,
quello che è il nostro valore, ad esempio, agroalimentare, quello che è il nostro Made in Italy, e voi invece da questo territorio mettete in campo qualcosa di concreto che possa invece valorizzare quello che è la nostra produzione, quello che è il nostro valore agroalimentare, quello che è il nostro paesaggio. E di questo vi sono grato, perché è importante da parte mia fare battaglie al Parlamento europeo, Bruxelles, Strasburgo, ma è chiaro che se dietro ho dei cittadini, dei sindaci, dei territori come voi, vivaci, che supportano il nostro messaggio, diventa tutto più facile. Io partirò settimana prossima per Strasburgo, quindi lunedì sarò a Strasburgo, proprio uno dei temi sarà come investire i 100 miliardi di euro in programmazione di mandi europei, e uno degli obiettivi è quello di far capire alle Commissioni europee, alla Commissione europea, su questi, l'utilizzo di queste risorse, che noi dobbiamo utilizzarle non per promuovere l'utilizzo, ad esempio, folle degli insetti nelle nostre tavole, perché siamo arrivati anche a questo livello in Europa, ma dobbiamo utilizzare quei soldi, che sono i soldi dei cittadini italiani e dei cittadini europei, per valorizzare quello che è il nostro paesaggio, la nostra storia, il nostro prodotto agroalimentare, le nostre eccellenze, la nostra passione, la nostra maestria, quello che fortunatamente chi ci ha preceduto ci ha lasciato, quello che si chiama patrimonio. E il patrimonio, il termine patrimonio esce da due termini, il termine padre e il termine dovere. Il dovere di un padre di lasciare ai propri figli quella ricchezza. E quel patrimonio lo dobbiamo trasferire anche noi a chi verrà dopo di noi. Quindi la politica, le istituzioni, non dico voi, perché voi siete oggi, con quello che dimostrate in questa iniziativa, siete più avanti di molte istituzioni e di molta politica. Quindi la politica deve capire che ha un dovere, quello appunto di trasferire un patrimonio che non va cancellato, ma anzi va utilizzato, va rinvigorito, va messo a reddito. Un patrimonio che può essere la nostra vera industria. La nostra vera industria è l'industria del turismo, l'industria del paesaggio, l'industria agroalimentare, l'industria della nostra storia. Questa è un'industria che purtroppo non utilizzata, ma che potrebbe davvero dare una svolta anche all'aspetto occupazionale e di rilancio della nostra economia. Vi saluto, vi ringrazio, vi dico, come deputato europeo sono a vostra completa disposizione, magari anche in virtù di questa nuova programmazione di questi, ripeto un numero che se lo dovessimo scrivere ci spaventerebbe, 100 miliardi di euro che la comunità europea si appresta ad approvare per la programmazione dei bandi europei dei prossimi 7 anni. La capacità della politica, qui mi metto io in termini di responsabilità, e il ruolo dei territori è quello di lavorare assieme affinché l'Italia possa portare le risorse europee, che poi sono soldi dei contribuenti italiani, sulle nostre progettualità, per fare in modo che quel patrimonio che oggi voi rappresentate possa prendere luce, possa prendere velocità anche con un ruolo appunto nei bandi europei. L'Italia, gli italiani danno 20 miliardi di euro all'Europa, oggi per incapacità ovviamente dell'istituzione paese riporta sul territorio 11 miliardi. Dobbiamo fare in modo che quel gap di 9 miliardi possa ritornare sul territorio e, perché no, anche magari per aiutarvi in un progetto che ha un ampio valore per la Lomellina, per la Lombardia, ma per tutto il paese Italia. Grazie, buon sabato e buona domenica. Grazie per la giornata che ci sarà, che è il segno della sostenibilità. In bocca al lupo. Grazie. Buona giornata. Grazie, ciao. Lascio la parola al tenente colonnello Francesco Meloso, comandante del Corpo dei Carabinieri Forestali di Pavia, per un breve saluto. È un onore averla qua come ospite. Grazie. Grazie. Innanzitutto ringrazio il comitato promotore di questo evento, che è un evento molto importante dal punto di vista storico, ma anche ambientale e anche agroalimentare. Io la Lomellina la conosco da 20 anni circa, perché sono da 20 anni in provincia di Pavia, quindi ho avuto modo di conoscere soprattutto le attività risicole, le attività dei parchi, delle garzaie, perché facevamo i controlli in questo tipo di territorio. Un territorio molto diverso dal territorio della restante parte della provincia di Pavia, ma comunque ha il suo fascino, il fascino delle risaie quando sono allagate, insomma. Ecco, da un punto di vista invece storico, io sono una persona curiosa, mi piace la storia,
Ho sempre ammirato, mi sono sempre informato da, e tuttora mi informo su chi erano i nostri antenati, quindi il popolo romano, che ha lasciato un'impronta notevole, ma non solo in Italia, ma in tutta l'Europa. E sono ansioso di sentire come poi la docente ci illustrerà questa via delle Gallie. Nella provincia di Pavia c'è anche la via Francigena, che tutti conoscete, e poi io circa 8 anni fa ho partecipato ad un evento che riguardava la discesa dei soldati svizzeri quando il Papa Giulio II li chiamò a difendere lo Stato Pontificio, perché nel 2006 sono 500 anni, dal 1506 che ci fu questa discesa. Ecco, però vorrei solo dire una cosa: la Lomellina è un territorio molto, molto poco conosciuto, dipende da... Io da un punto di vista professionale l'ho conosciuto perché ho conosciuto tutte le aziende, la Curti Riso, la Riso Gallo e poi anche altre aziende, ho conosciuto anche altri castelli. Questo castello, io sono venuto da Scaldasole, ho visto questa struttura molto bella, quindi ho detto, oh, ma guarda che bella, è proprio, nessuno magari lo sa che a Valeggio c'è questo castello, come altri che non visitano la Lomellina. Ecco, questo progetto diventerà un progetto molto interessante, ma dipende dalla pubblicità che il comitato riuscirà a darne. Quindi io credo che dovrebbe essere un progetto, se posso fare una mia considerazione, dovrebbe unire gli aspetti ambientali, gli aspetti agroalimentari e gli aspetti storici, perché comunque la Lomellina è sempre stata una zona di passaggio di molti eserciti e di molte attività. E a questo punto vi auguro successo, perché dove c'è il successo comunque c'è sempre del lavoro, e quindi in bocca al lupo e auguri. Lasciamo ovviamente con il lavoro con tutti gli suggerimenti che in effetti sono la base dei nostri obiettivi che ci siamo posti nel creare questo progetto. Grazie mille.